Finiva la meditazione questa mattina con la frase icastica di Kafka: esiste un punto d'arrivo, ma nessuna via. È innegabile, c'è un ignoto. I geografi antichi tracciavano quasi indicavano, segnavano un'analogia di questo con la famosa terra incognita con cui terminava il loro foglione, ai margini del foglio, terra incognita, ai margini della realtà che l'occhio abbraccia, che il cuore sente, che la mente immagina, c'è un ignoto. Tutti lo sentono. Tutti l'hanno sempre sentito. In tutti i tempi gli uomini l'hanno anche così sentito, che l'hanno anche immaginato. Tutti i tempi gli uomini hanno cercato, attraverso le loro elucubrazioni, le loro fantasie, di immaginare, di fissare il volto di questo ignoto. Tacito nel Germania descriveva così il sentimento religioso che qualificava gli antichi teutoni: secretum illud, quod sola reverentia vident, hoc deum appellant. Quella cosa misteriosa che si intuivano in timore e tremore, questo chiamavano Dio, questo chiamano Dio. Ma tutti gli uomini di tutti i tempi, qualunque sia l'immagine che se ne sia fatta, hoc deum appellant, questo ignoto, davanti al quale passano gli sguardi dei più indifferenti, ma di molti appassionati. Indubbiamente tra gli appassionati ci sono stati quei 300 che col Cardinal Martini sono sfilati per il lungo tragitto da San Carlo al Duomo di Milano, lungo tragitto di 300 metri, 300 metri. 300 rappresentanti di religioni diverse. E come si può chiamare con denominatore comune quello che intendevano esprimere ed onorare con la loro partecipazione alla grande iniziativa del Cardinale di Milano?
segreto, un illud, qualcosa di misterioso, di in terra incognita, qualcosa di non conoscibile. Mi piace ricordare adesso un paragone che fa la scuola di comunità, chi l'abbia letta. Immaginatevi il mondo umano, la storia umana come un'immensa pianura. In questa immensa pianura un immenso stuolo di ditte, di imprese edili, particolarmente allenate a far strade e ponti, che ognuna nel suo angolino, nel suo angolo, cerca di lanciare, fa il punto in cui sono, fra il momento effimero che vivono e il cielo trapuntato di stelle, cercano di lanciare un ponte che colleghi i due termini, secondo l'immagine di Vittor Hugo nella sua bella poesia di Le Contemplation, intitolato Le Pont, il ponte. Si immagina dunque seduto sulla spiaggia di notte, una notte stellata, un individuo, che un uomo che guarda, fissa la stella più grossa, apparentemente più vicina, e pensa alle migliaia e migliaia di archi che occorrerebbe erigere per costruire questo ponte. Un ponte mai definibile, mai completamente operabile. Immaginate questa pianura dunque immensa, tutta gremita di tentativi, gruppi grossi e piccoli, anche solitari, come l'immagine di Vittor Hugo, anche solitari, ognuno attuando il suo disegno, immaginato, fantasticato, improvvisamente, solo nell'immensa pianura, una voce potente che dica: fermatevi, fermatevi tutti. E tutti gli operai, gli ingegneri, gli architetti sospendono il lavoro e guardano dalla parte da cui è venuta la voce. È un uomo che, alzando il braccio, continua: siete grandi, siete nobili nel vostro sforzo, ma questo vostro tentativo, se è grande e nobile, rimane triste. Per cui tanti non ci vogliono, vi rinunciano e non ci pensano più, indifferenti diventano. È grande e triste perché non opera mai il termine, non riesce mai ad andare a fondo. Siete incapaci, perché siete impotenti a questo scopo. C'è una sproporzione non colmabile tra voi e la stella ultima del cielo, tra voi e Dio. Non potete immaginarvi questo, immaginarvi il mistero. Ora, lasciate il vostro lavoro,
così faticoso e ingrato. Venite dietro di me. Io vi costruirò questo ponte. Anzi, io sono questo ponte. E io sono la via, la verità, la vita. Ma queste cose non si capiscono nel loro valore intellettuale, rigoroso. Se non ci si immedesima, se non si cerca di immedesimarsi col cuore, immaginatevi dunque voi che, non so, sulle dune vicino al mare, vedete un crocchio di persone del villaggio vicino che stanno a sentire uno tra di loro che parla, è là in mezzo al gruppo che parla, e voi passate via per andare, indirizzate alla spiaggia, passate via vicino, mentre passate insieme, guardate, curiosi, sentite l'individuo che sta in mezzo che dice: io sono la via, la verità, la vita. Io sono la via, la verità. La via, che non si può sapere di cui parlava Kafka. Io sono la via, la verità, la vita. Immaginate strettamente adesso, fate uno sforzo di immaginazione e fantasia. Direste? Cosa fareste? Cosa direste? Scettici quanto possiate essere, non potete non sentire il vostro orecchio attirato da quella parte. E almeno guardate con curiosità estrema quell'individuo. Che o è pazzo, è vero. Non dato tertium. O è pazzo, è vero. Infatti c'è stato un solo uomo, uno, a dire questa frase, uno in tutta la storia del mondo, del mondo. Tanto è vero. Un uomo, in mezzo a un gruppetto di uomini, di gente, in mezzo a tante volte in mezzo a un gruppetto di gente, tante volte in mezzo anche a una grande folla. Dunque, nella grande pianura tutti sospendono loro e stanno attenti a questa voce. E lui continuamente ripete le stesse parole. Per i primi chi furono? I primi seccati della questione chi fu? Chi furono? Gli ingegneri, gli architetti, i padroni delle varie imprese edili, i quali hanno detto quasi subito su ragazzi, a loro, operai, a loro, un fanfarone. Era alternativa radicale, tranchant radicale, al loro progetto, alla loro creatività, guadagno, al loro potere, al loro nome a sé. Era l'alternativa a sé. Dopo gli ingegneri, gli architetti, i capi, anche gli operai, incominciando un po' a ridere, più a stento hanno trascinato via lo sguardo da quell'individuo, parlandone per un po', prendendone in giro, oppure dicendo chissà chi è, ma sarà pazzo. Ma alcuni invece no, alcuni
hanno sentito un accento che non avevano mai sentito. All'ingegnere, all'architetto o al padrone dell'impresa che diceva loro: sono fatto, cosa fate qui? Cosa vi fermate ancora a guardare là? Loro non rispondevano, continuarono a guardarlo. E lui avanzava, anzi, gli andarono vicino. Su 120 milioni erano 12. Ma avvenne, questo è un fatto storico. Quello che Kafka dice non è vero storicamente. È vero, paradossalmente, si potrebbe dire, paradossalmente. È vero, teoricamente non è vero, storicamente. Il mistero non si può conoscere, questo è vero teoricamente, ma se il mistero bussa alla tua porta, chi mi apre? Io verrò a cena, entrerò e verrò a cena con lui. Parole che si leggono nella Bibbia, parole di Dio nella Bibbia. È un fatto accaduto. Il capitolo primo di San Giovanni, che è la prima pagina letteraria che ne parli, oltre all'annuncio generale, il Verbo si è fatto carne, ciò di cui tutta la realtà è fatta, si è fatta uomo. Contiene il primo foglio dove la memoria di coloro che l'hanno seguito subito, che hanno resistito all'urgenza da loro fatta da parte degli ingegneri e degli architetti. Su un foglio qualcuno di loro ha annotato le prime impressioni e i tratti del primo momento in cui il fatto accadde. Il primo capitolo di San Giovanni, infatti, ha un seguito di appunti, che sono proprio appunti di memoria, uno dei due, che è diventato vecchio. Legge nella sua memoria gli appunti rimasti, che la memoria ha una sua legge. La memoria non ha come leggere una continuità senza spazi, come è per esempio in una creazione fantastica, di fantasia. La memoria letteralmente prende appunti, come facciamo noi, come facciamo noi. Prende appunti, una nota, fa un punto, fa una riga, poi un punto. Questo punto copre tante cose. La seconda frase parte dopo le tante cose supposte dal punto. Le cose sono più supposte che dette. Alcune sono dette come punti di riferimento. Per cui, mentre io dei miei quasi 100 anni di età, lo rileggo per la millesima volta e senza alcun sintomo di stanchezza,
questo vi sfido a immaginarvi una cosa in sé più grave, più pesante, nel senso di pondus, più grande, più carica di sfida per l'esistenza dell'uomo, nella sua fragilità apparente, più grave di conseguenze nella storia di questo fatto qui. Quel giorno Giovanni stava ancora là con due discepoli. Fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse, immaginate la scena dunque, Giovanni il Battista, dopo 150 anni che lo aspettavano, finalmente il popolo ebraico, che sempre per tutta la sua storia, per 2 millenni, aveva avuto qualche profeta, qualcheduno riconosciuto profeta da tutti, dopo 150 anni che mancava, ebbe finalmente di nuovo il profeta, si chiama Giovanni il Battista. Ne parlano anche altri scritti dell'antichità, documentato storicamente, quindi. Tutta la gente che andava, ricchi e poveri, farisei contrari, amici e contrari, a sentirlo e a vedere il modo in cui viveva, al di là del Giordano, in terra deserta, di locuste selvatiche, di locuste di erbe selvatiche. Aveva sempre un crocchio di persone attorno. Tra queste persone, quel giorno, avevo anche due che andavano per la prima volta e venivano, diciamo, dalla campagna, ma venivano dal lago, che era abbastanza lontano, ed era fuori giro del giro delle città evolute. Erano là come due paesani che per la prima volta vengono in città, spaesati, che guardavano con gli occhi sbarrati tutto quello che stava attorno, soprattutto lui. Era là con la bocca aperta, gli occhi spalancati, a guardare lui, a sentire lui, attentissimi. Improvvisamente uno del gruppo, un giovane uomo, se ne parte, prende il sentiero lungo il fiume per andare verso il nord. Giovanni Battista, improvvisamente, fissandolo, lui che partiva, che se ne andava, grida: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato dal mondo. Ma la gente non si mosse. Erano abituati a sentire il profeta ogni tanto esprimersi in frasi strane, incomprensibili, senza nesso, senza contesto. Perciò, ripeto, la maggior parte non ci fece caso. I due che venivano per la prima volta, che erano che pendevano dalle sue labbra, che guardavano tutti, guardavano gli occhi suoi, seguivano i suoi occhi, dovunque girasse lo sguardo, hanno visto che fissava quell'individuo che se ne andava. Allora si sono messi alle calcagna di questo individuo. Lo seguivano, stando a distanza per timore, per vergogna, ma in cui stranamente, profondamente, oscuramente, suggestivamente incuriositi.
Quei due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù si voltò e vedendo che lo seguivano, disse: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbi, dove abiti? Disse loro: venite a vedere. È la formula cristiana, il metodo cristiano è questo. Venite a vedere. E andarono e videro dove abitava e si fermarono presso di lui tutto quel giorno. Erano circa le 4 del pomeriggio, quando non specifica, quando partirono, quando andarono indietro. Tutto il brano, anche il seguente, tutto il brano è fatto di appunti. Come dicevo prima, le frasi finiscono in un punto che dà per scontato tante cose che si sappiano già. Per esempio, erano circa le 4 del pomeriggio, quando andarono via, quando andarono là, chi lo sa. Comunque erano le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito si chiamava Andrea. Era il fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone. Sono andati via da Gesù. Il primo che incontra è il fratello Simone, che tornava dalla spiaggia, tornava o dalla pescagione, o dalla settare le reti necessarie al pescatore. E gli disse: abbiamo trovato il Messia. Non narra nulla, non cita nulla, non documenta nulla, è risaputo, è chiaro. Sono appunti di cose che tutti sanno. Poche pagine si possono leggere così realisticamente veritiere, così semplicemente veritiere. Non una parola è aggiunta al puro ricordo. Come ho fatto a dire abbiamo trovato il Messia? Perché Gesù, parlando a loro, aveva detto questa parola, che era nel loro vocabolario, ma che quello fosse il Messia, in 4 e 48, così asseverato, sarebbe stato impossibile. Ma si vede che, stando là ore ad ascoltare quell'uomo, vedendolo, guardandolo parlare, chi è che parlava così? Chi aveva mai parlato così? Chi aveva detto quelle cose mai sentite, mai visto uno così? Lentamente, dentro il loro animo, si faceva strada l'espressione, per esempio. Non che l'abbiano detto, non che l'abbiano pensato, l'hanno sentito, non pensato. Se non credo a quest'uomo, non credo più a nessuno, neanche ai miei occhi. Avrà dunque detto che l'uomo, tra l'altro, che era lui colui che doveva venire, il Messia che doveva venire. Ma era stato così ovvio nella eccezionalità dell'annuncio, dell'affermazione, che loro l'hanno portato via con sé come se fosse una cosa semplice. Era una cosa semplice, come se fosse una cosa facile da capire. E lo condusse da Gesù.
Fissando lo sguardo su di lui, disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire pietra. Gli ebrei usano cambiare il nome perché per il carattere di uno, per indicare il carattere di uno, oppure per qualche fatto che accadeva. Dunque, immaginate Simone che va col fratello, pieno di curiosità, di un po' di timore, e guarda fisso l'uomo da cui lo conduce, il fratello, e quell'uomo lo sta fissando da lontano. Pensate il modo in cui lo fissava, che ha capito il suo carattere fin nel midollo delle ossa. Ti chiamerai Pietra. Pensate a uno che si sente guardare così da un uomo assolutamente esterno, che si sente colto così nel profondo di sé. Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea. Non leggete voi il resto. È mezza pagina fatta così, di questi brevi accenni e di questi punti in cui tutto quello che è successo era dato per scontato, che lo sapessero tutti, che fosse evidente a tutti. Nessuna via. Esiste un punto d'arrivo, ma nessuna via. No. Un uomo che ha detto io sono la via. È un fatto storico accaduto, la cui prima descrizione è dentro questa mezza pagina che ho iniziato a leggere. E ognuno di noi sa che è accaduto. Nulla è accaduto al mondo di così impensato ed eccezionale come di quell'uomo di cui stiamo parlando, Gesù di Nazareth. Ma quei due, i primi due, Giovanni e Andrea. Andrea era sposato con figli, molto probabilmente. Come hanno fatto ad essere così conquisi subito? Insomma, non c'è un'altra parola da dire, a riconoscerlo. Dirò che se questo fatto è accaduto, riconoscere quell'uomo, chi era quell'uomo, non chi era bene dettagliatamente, ma riconoscere che quell'uomo era qualcosa di eccezionale, di non comune, è assolutamente non comune, irriducibile ad ogni analisi. Riconoscere se Dio fosse diventato uomo, fosse venuto tra di noi, se venisse ora, se si fosse intrufolato nella nostra folla, fosse qui tra noi, riconoscerlo a priori, dico, dovrebbe essere facile. Facile riconoscerlo nella sua ontologia, nel suo valore di essere, nella sua ontologia divina, nel suo essere divino. Perché è facile riconoscerlo? Per una eccezionalità, per una eccezionalità
senza paragone. Io ho davanti una eccezionalità, un uomo eccezionale senza paragone. Cosa vuol dire eccezionale? Cosa vuol dire eccezionale? Cosa vuol dire? Perché ti fa colpo l'eccezionale? Però senti eccezionale una cosa eccezionale, una cosa eccezionale, come fai a sentire eccezionale? Per corrisponde alle attese del cuore tuo, confuse quanto possono essere, nebulose, indecifrabili come possono essere. Corrisponde d'improvviso, d'improvviso. Corrisponde alle esigenze del tuo animo, del tuo cuore, alle esigenze irresistibili, innegabili del tuo cuore, come mai avresti potuto immaginare, prevedere, prima non c'è nessuno così. L'eccezionale, cioè, è l'apparire, paradossalmente, è l'apparire di ciò che è più naturale per noi. Che cos'è naturale per me? Che quello che desidero avvenga. Più naturale di questo. Che quello che più desidero, più avvenga. Questo è naturale. Questo è naturale. Scontrarsi con qualcosa di assolutamente, profondamente naturale, perché corrispondente all'esigenza del cuore che la natura ci ha dato, questo è una cosa assolutamente eccezionale. È come una strana contraddizione. Ciò che accade non è mai eccezionale. Veramente eccezionale, perché non riesce a rispondere adeguatamente alle esigenze del cuore. S'accenna alla eccezionalità quando qualcosa fa battere il cuore per una corrispondenza che si crede di un certo valore e che il giorno dopo sconfesserà o che sei mesi dopo annullerà. È l'eccezionalità con cui appare questa figura. Bisogna immaginarsi, non ho detto che occorre immedesimarsi, cercare di immedesimarsi con questi avvenimenti. Se si pretende di giudicarli, se si vuole giudicarli, non dico capirli, ma giudicarli sostanzialmente se veri o falsi. È la sincerità della tua immedesimazione che rende vero il vero e non falso. E non dubitoso il tuo cuore del vero. È facile riconoscerlo come ontologia divina. Perché è eccezionale. Corrisponde al cuore. E uno ci sta e non andrebbe mai via. Non andrebbe mai via che è il segno della corrispondenza col cuore. Non andrebbe mai via. E lo seguirebbe, infatti lo seguiremo tutta la vita. Gli altri 3 anni che lui visse. Ma se voi immaginate quei due che lo stanno a sentire alcune ore, poi dopo devono andare a casa, ma lui li congeda e se ne tornano zitti, zitti perché invasi dall'impressione avuta, dal mistero sentito, presentito, sentito. Poi si dividono, ognuno dei due va a casa sua. Non si salutano, non perché non si salutano, si salutano in un altro modo, si salutano senza salutarsi,
Perché sono pieni di quella roba lì, sono pieni della stessa cosa, sono una cosa solo loro due, tanto sono pieni della stessa cosa. E Andrea che entra in casa sua e mette giù il mantello e la moglie dice: ma Andrea, che hai? Senti, che ti è successo? E lui, per che scoppiasse in pianto abbracciandola, e lei, sconvolta da questo, continuasse a domandare: ma che hai? E lui la stringe sua moglie, che non si è mai sentita stretta così in vita sua. Era un altro. Era lui, ma era un altro. Se gli avessero domandato chi sei, capisco che sono diventato. Aver sentito con l'individuo, con l'uomo, io sono diventato un altro. Ragazzi, questo, senza troppa sottigliezza, è accaduto. Non solo è facile riconoscerlo, fu facile riconoscerlo nella sua eccezionalità, che se non credo che quest'uomo, non credo più neanche ai miei occhi. Ma fu facile anche comprendere che tipo di moralità, cioè che tipo di rapporto da lui nascesse, che la moralità è il rapporto con la realtà in quanto creata dal mistero che l'ha fatta, il rapporto giusto, ordinato. Fu a loro facile comprendere quanto fosse facile il rapporto con lui, il seguirlo, l'essere coerente con lui, l'essere coerenti alla sua presenza, l'essere coerenti alla sua presenza. Perché? C'è un'altra pagina di San Giovanni che dice queste cose in un modo spettacoloso. È l'ultimo capitolo di San Giovanni, il 21esimo. Quella mattina la barca stava arrivando alla riva, non avevano preso pesci e qualche centinaio di metri che li separavano dalla sponda, si sono accorti di un uomo che era diritto, che aveva preparato un focherello, si vedeva il focherello da 100 metri, che interloquì con loro in un certo modo che adesso non dettaglio. E Giovanni disse per primo: ma quello è il Signore. E San Pietro, che di botto si getta nel lago, in 4 bracciate arriva alla sponda, ed è il Signore. E intanto arrivano gli altri e nessuno parla, si mette tutto in giro, nessuno parla, tutti zitti, perché tutti sapevano che era il Signore. Risorto, era già morto, si è già fatto vedere loro dopo che era risorto. E aveva preparato del pesce arrosto per loro. Tutti si siedono, mangiano, nel quasi silenzio che gravava sulla spiaggia, Gesù sdraiato guardò al suo vicino. Il suo vicino era Simone, Pietro. Lo fissò e Pietro si sentì, immaginiamoci come si sentì il peso di quello sguardo, perché si ricordò del tradimento di poche settimane prima e tutto quello che aveva fatto.
che si è fatto chiamare perfino Satana da Cristo. Va lontano da me Satana. Scandalo per me, per il destino della mia vita. E poi con questi tutti i suoi difetti, perché quando si sbaglia gravemente una volta, viene in mente anche tutto il resto poi, anche quello che è meno grave. E si sentiva come schiacciato sotto il peso delle sue, della sua incapacità ad essere uomo. E quello lì vicino che apre la bocca e dice: Simone, immaginate come dovessi trovare, mi ami tu. Ma se cercate di immedesimarvi in questa situazione, tremate adesso. Pensandoci, soltanto pensandoci a questa scena così drammatica, costruttiva dell'umano, espositiva dell'umano, esaltatrice dell'umano, il dramma è ciò che esalta il fattore dell'umano, insomma la tragedia che li annichila. Il nichilismo porta alla tragedia. Questo incontro porta nella vita il dramma, perché il dramma è il rapporto vissuto tra un io e un tu. Allora, come un respiro, come un respiro rispose. La sua risposta è stata come, appena accennato come un respiro, non lo so come. Sì, signore, non lo so come mai così. Come disse il video che alcuni di voi hanno visto poche settimane fa. Sì, signore. Non so come. Non posso dire. Oh, sì, insomma, era facilissimo. Il trattenere il vivo il rapporto con quell'uomo. Bastava aderire alla simpatia che faceva nascere, la simpatia profonda, simile a quella vertiginosa e carnale del bambino con sua madre, che è simpatia, nel senso intenso del termine. Bastava. Perché se dopo tutto quello che gli ha fatto e il tradimento, sentirsi dire: Simone, mi ami tu, per 3 volte. E dubitò la terza volta, forse, che fosse un dubbio nella domanda. E rispose più ampiamente: Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti amo, che la mia simpatia umana è per te. La mia simpatia umana è per te, Gesù di Nazareth. Imparare da una eccezionalità è una simpatia. Questa è la logica della conoscenza. È la logica della moralità che la convivenza con quell'individuo rendeva necessaria. Solo questo. Imparare è una simpatia ultima, così che io possa, come il bambino con sua madre, può sbagliare 1.000 volte al giorno, 100.000 volte al giorno, non se la porta via da sua madre, guai. Se potesse rispondere, capire le domande e rispondere: ami questa donna, pensate che si urlerebbe. Quanto più ha sbagliato, tanto più urlerebbe sì, per affermarlo. Sto parlando da uomo ad uomini, che essendo giovani hanno meno preconcetti. Sono zeppi dei preconcetti, infatti, ma dei grandi.
Qual è in fondo allora ciò che la moralità della simpatia verso di lui deve esigere che tu operi, che tu realizzi? Osservarlo, o quell'osservarlo attivo che si chiama seguire, seguirlo. E infatti ritornarono con lui il giorno dopo, lui ritornò con loro il terzo giorno, poi abitava un paese vicino e incominciò ad andare a pesca con loro. E andò a trovare, il pomeriggio andò a trovare sulla spiaggia quando settavano le reti. E quando lui ogni tanto incominciava ad andare nei paesi dell'interno, andava da loro e diceva: venite con me. Qualche domandava, poi finivano per andare tutti. Finivano per andare alcune ore, poi più ore, poi una giornata intera, poi qualche è stato fuori anche la notte, poi lo seguirono, poi dimenticarono la loro casa. Non dimenticarono la loro casa. Non dimenticarono la loro casa. C'era qualcosa di più grande che la loro casa. C'era qualcosa da cui la loro casa nasceva, da cui il loro amore alla donna nasceva. Che poteva salvare l'amore con cui guardavano i figli e con preoccupazione li vedevano diventare grandi. Qualcosa che salvava tutto questo più che le loro poverissime forze e la loro pochissima immaginazione poteva fare. Cosa potevano fare loro? Di fronte alle annate brutte di carestia o di fronte ai pericoli cui i figli andavano incontro. Gli andarono dietro. Sentivano, tutti i giorni sentivano quello che diceva. E poi anche loro, tutta la gente era con la bocca aperta, loro con la bocca più aperta ancora. Non ci si stancava di sentirlo. Poi era buono, prese un bambino, se lo strinse al grembo e disse: guai a colui che torce un capello al più piccolo di questi bambini. E non parlava di fare del male fisico al bambino, che almeno fino a un certo punto si ha un po' più di ritegno, adesso no. Non è l'ultimo segno triste dei tempi. Ma parlava dello scandalo al bambino, che nessuno ci pensa a fargli del male. Oppure, buono, quando vide quel funerale, si informò subito chi è. È un adolescente morto. Che suo padre era morto un po' di tempo fa, sua madre che sta gridando, gridando e gridando dietro il feretro, non come si usava loro, come si usa nella natura del cuore di una madre, che liberamente si esprime. Fece un passo verso di lei e le disse: donna, non piangere. Ma c'è qualcosa di più ingiusto, mi dire, una donna cui il figlio è morto, sola, donna non piange. Ed era invece il segno di una compassione, di un'affezione, di una partecipazione a dolore sterminata. Disse al figlio: alzati, le restituì il figlio. Non poteva restituire senza dire niente. Sarebbe rimasto nella sua gravità di profeta, di taumaturgo, di uomo dei miracoli. Donna, non piangere, disse. E restituì il figlio. Ma disse prima: donna, non piangere. Immaginatevi per un anno, due,
tutti i giorni sentirlo così, vederlo, sentirlo così buono, sentirlo così potente sulla natura, che la natura era come al suo servizio. E quella sera andò in barca con loro, fecero tutta la notte. A un certo punto, un vento impetuoso, una tempesta terribile, come si scatena improvvisamente sul lago di Genesaret. E stavano per quello piccolo, la barca era piena d'acqua. Lui dormiva, era talmente stanco che non sentiva neanche la tempesta e dormiva a poppa. Allora, a un certo punto, uno dice: "Maestro, svegliati, svegliati, andiamo piccolo." E lui alzò il capo e gli stese la mano e comandò, dice il testo, comandò il vento al mare e si fece d'improvviso una gran bonaccia. Quegli uomini, finisce il Vangelo, quegli uomini, impauriti, dicevano tra di loro: "Chi è mai costui?" Questa domanda inizia nella storia del mondo, fino alla fine del mondo, il problema di Cristo. Questa domanda precisa, all'ottavo capitolo del Vangelo di San Luca. Gente che lo conosceva benissimo, che conosceva la famiglia, conosceva i suoi gli andavano dietro. Hanno abbandonato a casa loro. Lo conoscevano come le loro tasche. Ma era così sproporzionato il modo d'agire di quell'uomo, così inconcepibile, così sovrano, che venne spontaneo dire ai suoi amici: "Chi è costui? Cosa c'è dietro qui? Non c'è niente che l'uomo desideri più di questa incomprensibilità. Non c'è niente che l'uomo desideri più ardentemente, sia pur timorosamente, senza accorgersi, di questa presenza inspiegabile, perché è questo Dio. Questo è il segno e il raccordo con il mistero. Infatti, i suoi nemici, è la stessa domanda che gli fecero alla fine, prima di ammazzarlo, poche settimane prima di ammazzarlo, discutendo con lui, gli dissero: "Fino a quando ci tieni col fiato sospeso, letteralmente? Di da che parte vieni e chi tu sei?" Avevano l'anagrafe, era uno che aveva segnato l'anagrafe 30 anni prima. Chi è? Di nessun uomo al mondo lo possiamo dire. Chi è costui che fa così? Costretti dallo stupore, dalla sproporzione tra l'immaginazione del possibile e il reale che uno ha davanti. Tra l'immaginazione del possibile e il reale che uno ha davanti. Si capisce allora come quella volta che lui sfamò più di 5.000 uomini senza contare donne e bambini, li sfamò misteriosamente. Poi scomparve, perché loro volevano farlo re. Hanno detto, toccati nell'economia, hanno detto: "Questo è veramente il Messia che deve venire." È il Messia che deve, ritornando d'improvviso alla mentalità comune che avevano sempre vissuto, che erano tutti i loro, così come era insegnato dai loro capi,
che il Messia sarebbe dovuto essere un potente uomo che avrebbe dovuto dare a Israele, al loro popolo, la supremazia sul mondo. Sfuggì a loro e molti di loro intuirono che fosse andato a Cafarnaum. Lì allora fecero il periplo del lago per andarlo a riprendere. Sul far della sera del sabato andarono alla sinagoga, perché il posto dove potevano trovare la sinagoga, perché per parlare prendeva sempre lo spunto dal brano biblico che era proposto al popolo quel giorno, dal rotolo che l'inserviente sceglieva. E infatti era là nella sinagoga che parlava e stava dicendo che il loro padre aveva mangiato la manna, dava da mangiare qualcosa di molto più grande, la sua parola è verità. La verità dava loro da mangiare, la verità dava loro da bere, il vero sulla vita e sul mondo. S'apre la porta in fondo, entra dentro questo gruppo che ho inseguito, diciamo. Lo cercavano per un motivo sbagliato, perché lo volevano fare, non perché erano colpiti dal segno che lui era, del mistero della sua persona, che la potenza dei suoi gesti assicurava. Ma perché avevano interesse, un interesse materiale cercavano in lui. Il motivo era sbagliato, però lo cercavano. Era nato perché tutto il mondo lo cercasse. Si commosse e d'improvviso a lui, che uomo come noi, come a noi le idee venivano dalle circostanze, venne in mente un'idea fantastica. Cambiò senso a quel che diceva e esclamò: non la mia parola vi darò, il mio corpo vi darò da mangiare. Il mio sangue da bere. Lo spunto, finalmente, i politici, i giornalisti, i televisivi di allora ebbero lo spunto: è pazzo, chi vi può dare da mangiare la sua carne? Quando diceva una cosa che lui premeva, ma la gente non capiva e si scandalizzava per quello, lui non spiegava, ma ripeteva. Ripeteva: vi dico in verità, chi non mangia la mia carne non può entrare a capire la realtà, non può entrare nel regno dell'essere, a capire la realtà, non può entrare nelle radici della realtà, non può capire, perché il vero è questo, no? Se ne andarono tutti: è pazzo, durus est hic sermo. È un modo di parlare strambo. Finché nella penombra della sera rimase lui con i soliti 12. Anche loro in silenzio, con la testa bassa. Immaginate la scena nella non grande sinagoga di Cafarnaum, però come un'aula scolastica nostra di 30-40 posti. Anche voi volete andarvene. Non ritiro quello che ho detto. Anche voi volete andarvene. E Simone Pietro, testardo Pietro, maestro, anche noi non comprendiamo quello che dici. Ma se andiamo via da te, dove andiamo? Tu solo hai parole che danno senso al vivere. Esiste un punto d'arrivo, ma nessuna via. Quell'uomo era la via.
se andiamo via da te, dove andiamo? Quale sarà la strada? Quale può essere la strada? La strada sei tu. Quei due, Giovanni e Andrea, e quei 12, Simone, che lo dissero alle loro mogli, tante di quelle mogli andarono con loro, a un certo punto molte, alcune meno, andarono con loro, e lo seguirono, anche abbandonarono la loro casa, andarono con loro, ma intanto lo dissero anche gli amici, i quali non abbandonarono anche loro le case, necessariamente, però parteciparono alla loro simpatia, parteciparono alla loro posizione positiva di stupore, di fede in quell'uomo lì. E gli amici lo disse ad altri amici, poi ad altri amici, poi ad altri amici. Così passò il primo secolo e invasero questi amici, invasero con la loro fede il secondo secolo. E intanto invadevano anche il mondo geografico. E giunsero fino in Spagna, alla fine del primo secolo, fino in Spagna, fino all'India nel secondo secolo. E poi questi del secondo secolo lo dissero ad altri che vissero dopo di loro, poi dopo di loro, dopo questi altri, e lo disse con un gran flusso che si ingrossava, un gran fiume che si ingrossava, e giunsero a dirlo a mia madre, a mia mamma. Mia mamma lo disse a me che ero piccolo. E io dico, maestro, anch'io non capisco quello che dici, ma se andiamo via da te, dove andiamo? Tu solo hai parole che corrispondono al cuore, che è la legge della ragione, la legge della ragione è il paragone col cuore. I criteri della ragione sono le esigenze, mi hanno detto di una vostra amica, di una nostra amica, che leggendo un nostro testo, lei non è cattolica, leggendo il nostro testo dice, anch'io ho trovato una parola cuore, non è scritto come lo intendo io, per come lo intendo io il cuore è il punto di riferimento del sentimento, io ho un sentimento, lui ne ha un altro, tanti altri sono uguali però non ha un altro, un sentimento diverso, mentre qui no, è uguale per tutti. Questo cuore qui che si dice qui, nel senso religioso, è uguale per tutti. E poi è uguale per me, è uguale per te. L'esigenza di vero. Se il cuore è la sede dell'esigenza del vero, del bello, del buono, del giusto, della sete di felicità, chi di noi può evadere questa esigenza? Chi? Costituiscono la sua natura, la mia e la tua. Per questo siamo più uniti che assenti, come normalmente siamo, che estranei. E l'ultimo coreano, l'ultimo di Vladivostok, l'ultimo uomo della più lontana e sperduta regione della Terra, mi è unito proprio per questo. Un flusso umano è nato da quella sera che è giunto fino ad ora, a me. A questo flusso apparteneva mia madre, così appartengo io. E così dicendo a tanti amici, io lo dico loro e li faccio partecipi di questo flusso anche loro, anche se l'avete letta
Già su tracce, ma la maggior parte di voi non sa cos'è tracce. E la maggior parte di voi non l'ha ancora letto, perciò lo leggo per non perdere tempo. Questa lettera, scrittami, letto purtroppo tardi, scrittami da un giovane ammalato di AIDS, è morto 2 giorni dopo che mi scrisse questa lettera. Caro Don Giussani, le scrivo chiamandola caro, anche se non la conosco. Non l'ho mai vista né mai sentita parlare. Anzi, a dire il vero, posso dire che la conosco, in quanto, se ho capito qualcosa del senso religioso e di quello che mi dice Ziba, la conosco per fede. E aggiungo io, ora grazie alla fede, una distinzione intellettualmente perfetta, la conosco per fede, ma adesso grazie alla fede. Le scrivo solamente per dirle grazie, grazie del fatto di aver dato un senso a questa mia arida vita. Sono compagno delle superiori di Ziba, con il quale ho sempre tenuto un rapporto di amicizia, in quanto, pur non condividendo la sua posizione, mi ha sempre colpito la sua umanità e la sua disponibilità disinteressata, che è l'unico modo con cui possiamo dire, gridare ad un altro e a tutto il mondo: Cristo è vero. Di questa travagliata vita penso di essere arrivato al capolinea, portato da quel treno che si chiama AIDS e che non lascia tregua a nessuno. Adesso dire questa cosa non mi fa più paura. Ziba mi diceva sempre che l'importante nella vita è avere un interesse vero e seguirlo. Questo interesse io l'ho inseguito tante volte, ma non era mai quello vero. Ora, quello vero l'ho visto, lo vedo, l'ho incontrato e incomincio a conoscerlo e a chiamarlo per nome. Si chiama Cristo. Non so neanche cosa vuol dire e come posso dire queste cose. Ma quando vedo il volto del mio amico o leggo il senso religioso che mi sta accompagnando e penso a lei o alle cose che direi, mi dice Ziba, tutto mi sembra più chiaro, tutto, anche il mio male e il mio dolore. La mia vita ormai appiattita e resa sterile, resa come una pietra liscia dove tutto scorre via come l'acqua, ha un sussulto di senso, di significato, che spazza via i pensieri cattivi e i dolori, anzi, li abbraccia. Li abbraccia. E rende veri, li rende veri così, abbracciandoli, rendendo il mio corpo larvoso e putrido, segno della sua presenza. Grazie, perché mi ha comunicato questa fede, o come lei lo chiama, questo avvenimento. Adesso mi sento in pace, libero e in pace. Quando Ziba recitava l'Angelus davanti a me, che gli bestemmiavo in faccia, lo odiavo e gli dicevo che era un codardo, perché l'unica cosa che sapeva fare era dire quelle rapide preghiere davanti a me. Ora, quando balbettando tento di dirlo con lui, capisco che il codardo ero io, perché non vedevo neppure a un palmo dal naso la verità che mi stava di fronte.
Grazie, è l'unica cosa che un uomo come me può dirle. Grazie, perché nelle lacrime posso dire che morire così ora ha un senso. Non perché sia più bello, ho una grande paura di morire, ma perché ora so che c'è qualcuno che mi vuole bene. E anch'io forse mi posso salvare. E posso anch'io pregare affinché i compagni di letto incontrino e vedano come io ho visto e incontrato. Così mi sento utile, pensi, solamente usando la voce mi sento utile. Pensi, solamente usando la voce mi sento utile, con l'unica cosa che ancora riesco ad usare bene. Io posso essere utile, l'unica cosa che posso usare bene è la mia voce, con questo io posso essere utile. Io che ho buttato via la vita posso fare del bene, solamente dicendo Angelus. È impressionante. Ma anche se fosse un'illusione, questa cosa è troppo umana e ragionevole, come lei dice nel senso religioso, per non essere vera. Ziba mi ha attaccato sul letto la frase di San Tommaso: la vita dell'uomo consiste nell'affetto che principalmente la sostiene e nel quale trova la sua più grande soddisfazione. Penso che la mia più grande soddisfazione sia quella di averla conosciuta, mai visto, scrivendole questa lettera. Ma la più grande ancora è che nella misericordia di Dio, se lui vorrà, la conoscerò. Là dove tutto sarà nuovo, buono e vero. L'amicizia che è. Penso che la mia più grande soddisfazione sia quella di averla conosciuta scrivendole questa lettera. Ma la più grande ancora è che nella misericordia di Dio, se Lui vorrà, la conoscerò laddove tutto sarà nuovo, buono e vero. Nuovo, buono e vero, come l'amicizia che lei ha portato nella vita di molte persone, e della quale posso dire anch'io c'ero. Anch'io in questa zozza vita ho visto e partecipato di questo avvenimento nuovo, buono e vero. Preghi per me. Io continuerò a sentirmi utile per il tempo che mi rimane, pregando per lei e il movimento. La abbraccio. Sono bruciati via da questa vita. Non fu ieri, è oggi. Non è oggi per me, ma è oggi per te. Qualunque posizione tu abbia, cambiala, sei da cambiare, anch'io. Tutte le mattine capisco che la devo cambiare, perché io sono
responsabile di tante cose che mi date. Dico soltanto che questo avvenimento o questa presenza è di oggi. Di oggi! Quel flusso umano di cui abbiamo parlato lo porto oggi nella tua vita. Non c'è che Dio, Dio solo, ieri, oggi e sempre. Un avvenimento grande, diceva Kierkegaard, non può essere che presente, perché non è un passato, un morto che ci può cambiare. Ma se qualcosa ci cambia è presente, è se cambia, dice il nostro testo. Ma non è soltanto questa lettera bellissima. Avete letto sul giornale o su tracce la preghiera che hanno fatto i nostri amici che hanno perso tutti i loro familiari nella tragedia di Torino. In questa ora tremenda e grande vogliamo ringraziare il Signore, Dio nostro e Padre nostro, per averci dato in Cristo Francesco, Cecilia, Lucia, Cecilia, attraverso di loro tuo Cristo, 2000 anni. È ora per Alberto, Mario, i due papà. Ora. Grida a lui che è ora che abbia delle ragioni della tua freddezza, della tua ignoranza, della tua distanza, che quando ero ragazzo avevo certi momenti di stanchezza patologica. Vedevo la gente lontana, lontana. La camera, vedevo le mura lontane, lontane, vedevo i mobili lontanissimi. Avevo paura di sentirmi, vedermi solo in un ambiente grandissimo, lunghissimo. E mia mamma entrava dalla stanza, la vedevo piccolissima, quasi inesistente. È una patologia quando ce lo fa vedere lontano. Perché egli è Dio. Il presente. È, egli è perché è presente. Quello che non c'è nella nostra esperienza presente, che in nessun modo fosse nella nostra esperienza presente, ciò che non ci fosse in nessun modo nella nostra esperienza presente non esiste, non esisterebbe. Andate a leggere su tracce una terza pagina. Una terza testimonianza. Sei nostri amici, quattro donne del Memoris Domini e tre sacerdoti, due di Roma, del seminario di Monsignor Massimo Camisasca, venuti tutti dal movimento. Sono una grande Siberia. A Newsibisk. È la diocesi, è la parrocchia più grande del mondo. È una parrocchia che va da Newsibisk
a Vladivostok, 5.000 chilometri. E tutta questa zona è percorsa da loro 400 chilometri, 400 chilometri alla settimana, alla fine di ogni settimana. Hanno fatto il primo sinodo cattolico della Siberia. A Vladivostok, che è quella città vicina al Giappone, dall'altra parte, dall'estremità est della Siberia. E hanno invitato anche i nostri, il vescovo ha invitato anche i nostri. Siccome hanno già un piccolo, sono 3 anni che sono là, e hanno un certo gruppo di amici che si sono fatti battezzare, alcuni, e vivono la vita di CL, insomma. Uno di loro ha raccontato cosa è avvenuto nella sua vita. Un ragazzetto di 18 anni, 17 anni. Ho incontrato il movimento subito dopo il mio incontro con la Chiesa Cattolica. Allora, non conoscevo praticamente nulla della vita cristiana e capivo anche meno. Ho incontrato una compagnia di gente abbastanza giovane, dove c'erano soprattutto studenti e alcuni italiani che parlavano poco o niente il russo. Li sentivo parlare della vita, del lavoro, parlavano della loro esperienza cristiana, del loro primo incontro con Cristo, cantavano anche e si divertivano. Poi si andavano insieme a messa, a volte la recita del vespro ebbe l'impressione di buoni amici, ma veramente c'era qualcosa di strano per me. Perché questi stranieri erano venuti così lontano? Ma perché? Venuti fin qui dove è così freddo e dove la vita non è così confortevole come da loro. Poi gente così giovane, diversi l'uno dall'altro, eppure così amici tra di loro. E poi, perché insieme? Probabilmente proprio in questo e anche in questo consiste la grazia del primo incontro, quando tu intuitivamente senti proprio ciò di cui hai bisogno nella vita, senti qualcosa di corrispondente, di buono, che risveglia in te curiosità e desiderio, così che ogni volta rivivi il primo incontro senza riconoscere fino in fondo perché. E in effetti solo dopo che ho cominciato a intuire e a capire che in questa compagnia è presente qualcuno di fronte a cui tutti si inchinano e che mette insieme gente che a prima vista non potrebbe mai stare insieme. Io penso che per me questo è stato una sorta di momento straordinario, quando ho riconosciuto la presenza di Cristo, l'ho scoperto in quella compagnia, ho riconosciuto che sono amato come Andrea, ho riconosciuto che sono amato, molto amato da Gesù. Proprio attraverso questa gente, che lui stesso mi ha posto a fianco e mi accompagna. È già 3 anni che sono nel movimento ICL e questo mi aiuta. Posso dire che adesso provo il gusto della vita? Posso dire che adesso provo il gusto della vita? E questo mi sembra proprio molto importante. Il gusto della vita è il contrario di quello che ha detto stamattina Don Pino. La perdita del gusto della vita come sintomo del macabro della cultura presente. Infatti, gli aspetti della vita sono diversi: lavoro, riposo, studio, vacanze. E vedere il senso in tutti gli aspetti della vita
riconoscere che Dio è diventato avvenimento nella nostra vita, questo è proprio il cristianesimo. Vedere il senso in tutti gli aspetti della vita. Riconoscere che Dio è diventato avvenimento nella nostra vita. Se cambia, se opera, nulla accade a caso, nulla accade semplicemente così, e ogni momento della storia può testimoniare la presenza di Cristo qui ed ora. Ho molti amici, incontro tanta gente, provo sempre un grande dispiacere per il fatto che ancora non hanno provato la grazia del primo incontro che permette di cogliere la sua presenza e costringere a seguirla. Vorrei comunicare a tutti quelli che incontro il desiderio di provare il gusto di questa vita. Gusto, 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 è un tema così naturale, così carnale, così divino. È la felicità eterna, gusto eterno, lo scopo del vivere. Certo, la mia esperienza è ancora piccola, ma domando che in tutti gli aspetti della vita io possa testimoniare Cristo, presente qui ed ora. Infatti, come per Joseph, la più grande sorpresa per me cristiano è sperimentare, è trovare la corrispondenza col cuore che egli è ora, perché quando il giornalista accostò la suora di Madre Teresa di Calcutta in India e le fece qualche domanda, tra l'altro lei disse, questa suora giovanissima, non aveva ancora 20 anni, ricordo di aver raccolto un uomo dalla strada e di averlo portato nella nostra casa. E cosa disse quell'uomo? Non biascicò, non bestemmiò, disse soltanto: ho vissuto sulla strada come un animale e sto per morire come un angelo, amato e curato. Impiegammo 3 ore a pulirlo e poi guardò le suore. Sorella, disse a stento, sto per tornare a casa. E morì. Non ho mai visto un sorriso come quello che ho visto sulla faccia di quell'uomo. E il giornalista aggiunge: ma perché anche ai più grandi sacrifici sembra che non ci sia sforzo in voi, cioè non ci sia fatica? Allora intervenne Madre Teresa. È Gesù, quello a cui facciamo tutto. Noi amiamo e riconosciamo Gesù. Oggi. Ieri non c'è più. Quel che c'era ieri, o è oggi o non c'è più. Ma mi piace, ma non posso leggere perché non vorrei essere troppo lungo. Ma su Tracce troverete anche le lettere di Gloria, la nostra amica giovane insegnante che è andata con Rose in Africa a campare, e che scrive una lettera, per esempio,
niente qui mi è immediato, cioè niente mi è confacente, niente mi è facile, niente mi è immediato. E in certi momenti ho provato come un'impossibilità a stare di fronte a questa gente ammalata, sporca, senza il minimo di condizioni igienico-sanitarie. Ma chi lo fa? Chi ne fa fare così? Il ricordo di 2000 anni fa, qualcosa ora. Una presenza che è ora. Una mattina, mentre salutavo Rose, lei mi ha detto: prego la Madonna perché oggi non ti abbia a spaventare a vedere come Cristo ti si presenterà. Con queste parole nel cuore sono andato con Claudia al carcere minorile. Tutto mi faceva ribrezzo, l'odore, la sporcizia, la scabbia, i pidocchi. E in quel momento capivo che la mia domanda coincideva con la posizione della mia persona. Lei, curva sull'ammalato, sul bambino prigioniero e sporco e ammalato, lei curva così, in quella posizione, la sua domanda, la domanda di essere, che è la domanda del cuore dell'uomo, che anche se uno non ci pensa grida questo, la domanda di essere, la domanda di essere felice, la domanda del vero, la domanda del bene, del buono, del giusto, del bello. Questa domanda era la sua posizione, così curva. La domanda coincideva con la posizione che assumevo. Ma la notizia più impressionante di questi tempi, forse la più grande di tutta la nostra storia, è quella che è accaduta a Brasilia. Vi prego di andare a leggere La vita di CL sull'ultimo numero di Tracce. Sul penultimo numero di Tracce. È intitolato Edimar. L'uccisione di Edimar. Ragazzetto tra i più delinquenti di Brasilia, più volte assassino, per la sua banda, la banda degli assassini. In classe, quella volta va, all'inizio dell'anno, va uno del gruppo dei Memories Domini libanese, attualmente in Brasile. Parla della nostra, parla il nostro linguaggio, è sconvolto Edimar, vuole avere anche lui gli occhi pieni di azzurro e non scuri, neri, come sporchi, come li ha lui. Si ripromette di cambiare. Il capo della banda capisce che c'è qualcosa che non va, subito lo mette alla prova intima di andare ad ammazzare una persona. Dice: io non ammazzo più nessuno. Ammazzo te? Lo ammazzò. È il secondo martire della nostra storia. Ma l'espressione sintetica di tutta la figura di Cristo per se stessa, come uomo registrato dall'amministrazione di Betlemme, è presente ora
a sollecitare, a esigere la vita e il cuore di ognuno di noi, perché attraverso noi il mondo intero lo riconosca, perché sia più felice il mondo e tutta la gente del mondo sia più felice. Sappia perché possa morire come Andrea. L'espressione sintetica che descrive tutta la dinamica di Gesù è che perché Gesù, essendo Dio, Verbo di Dio, l'espressione di Dio, perciò l'origine del mondo, perché il cosmo, il mondo è l'espressione di Dio. L'espressione di Dio passa attraverso questo misterioso tramite interno al mistero stesso di Dio, si chiama Verbo di Dio o Figlio di Dio. È entrato nelle visce di una ragazza di 15 anni, è stato generato dentro lì, è nato bambino, è diventato giovane, adolescente, uomo, trentenne, parlava come abbiamo sentito parlare, colpisce Andrea, colpisce i nostri amici di Turro, colpisce Edimar. Perché è diventato uomo e agisce nella storia così, diventa presente nella storia in questo modo, per eseguire il disegno di un altro. Lui stesso usa l'estrema parola per indicare ciò che è da cui la vita nasce, il Padre. La vita sua come chiamata dal Padre a svolgere una missione. La vita è vocazione. Questa è la definizione cristiana di vita. La vita è vocazione. E vocazione è compiere una missione, svolgere un compito che Dio determina per ognuno attraverso le circostanze banali, quotidiane, distante in istante, che gli permette, noi abbiamo da attraversare. Per questo Cristo è l'ideale della nostra vita, in quanto essa è tentativo di risposta, desiderio di rispondere alla chiamata di Dio, vocazione, chiamata di Dio, disegno che il mistero ha su di me, che io in questo istante, se sono sincero, pensoso, capisco, non c'è niente di evidente, neanche lui, neanche Dimovic a 2 metri da me. Niente è così evidente che il fatto che in questo istante non mi faccio da me, non mi do i capelli, non mi do gli occhi, non mi do il naso, non mi do i denti, non mi do il cuore, non mi do l'anima, non mi do i pensieri, non mi do i sentimenti. Tutto mi è dato. Perché compia il suo disegno, un disegno che non è mio, attraverso lo scrivere, attraverso il parlare, attraverso l'angelo, dice Andrea, attraverso tutto, sia che mangiate, sia che beviate. E San Paolo fa il paragone più banale che si possa pensare, sia che begliate, sia che dormiate, dirà altrove, sia che viviate, sia che moriate, dirà ancora un altro passo. Tutto è gloria di Cristo, cioè disegno di Dio. Cristo è l'ideale della vita. Colui che Giovanni e Andrea sentirono, per questo il loro cuore sussultò, per questo andarono a casa in silenzio, per questo quella sera Andrea strinse sua moglie
come non l'ho mai stretta, senza saper dire che qualcosa. Avevano incontrato l'ideale della vita. Non che non potevano dirsi così poveretti. L'hanno detto pochi anni dopo. Da allora sono andati in tutto il mondo a dirlo. Cristo è l'ideale della vita. Cosa vuol dire che Cristo è l'ideale della vita? È l'ideale per il modo in cui trattiamo tutta la natura. Il modo in cui trattiamo tutta la natura. Il modo in cui viviamo l'affetto, perciò il modo in cui concepiamo, guardiamo, sentiamo, trattiamo, viviamo il rapporto con la donna e con l'uomo, con i genitori e con i figli. È l'ideale con cui noi ci rivolgiamo e viviamo i rapporti con gli altri, cioè con la società, come insieme a compagnia di uomini. Qual è la caratteristica? Che questo ideale infonde nei modi che abbiamo di trattarci gli uni gli altri, dalla natura al padre e alla madre. Dalla natura, intendo con questa parola indicare tutto ciò che c'è. Da come posso trattare male questo, ingiustamente, come ho fatto prima senza accorgermi. La caratteristica sono due parole che hanno la stessa radice, ma sono l'uno in principio, l'altro alla fine, della traiettoria dell'azione. L'uno si chiama gratuità. La prima si chiama gratitudine. Perché? Perché ho detto prima che niente c'è di più evidente in questo momento per me e per te, che non ti fai da te, che tutto ti è dato. C'è un altro in te che è più te di te stesso. Tu sorgi da una sorgente che non sei tu. Questa sorgente è il mistero dell'essere. Capisci che tutte le cose, analogamente tu come uomo sei la coscienza della natura. L'uomo, l'io, è il livello in cui la natura prende coscienza di se stessa. Così come io prendo coscienza che io non mi faccio da me, tutta la natura non si fa da sé. Perciò è dato, dono. Perciò grato, la gratitudine, la gratuità come fondamento di ogni azione, di ogni atteggiamento, come premessa. Che cosa insinua in tutte le azioni questa gratitudine? Insinua una sfumatura, un'aura di gratuità. Gratuità pura, quello che diceva, come tante volte abbiamo ricordato, Ada Negri in quella impareggiabile poesia, perché lei esprime questo in un modo che non so dire meglio. Ogni fiore che nasce, ogni frutto che rosseggia, ogni pargolo che nasce al Dio dei campi e delle stirpi, rendi grazie in cuore. Ami. Ti piace il fiore, non perché lo annusi, ma perché c'è. Guardi il frutto che rosseggia, non perché lo addenti, ma perché c'è. Guardi il bambino, non perché è tuo, ma perché c'è. Questa purità, per favore, fatemi sforzo per immedesimarvi con questa assolutezza di purità. Una sfumatura di questa purità, di questa gratuità, entra dentro, anche senza che noi ce ne accorgiamo, quasi naturalmente, entra dentro ogni nostra azione. Che se qualsiasi mio atteggiamento verso Dima non ha dentro questa gratuità, una sfumatura di questa gratuità,
caduco e caduto. È un rapporto all'inizio del suo crollo, del suo disfarsi. È solo questa purità di gratuità che non disfa più, non fa disfare più niente, che mantiene tutte le cose che erano nel passato, nate nel passato, le mantiene nel presente. Così che prende il soggetto mio nel presente, si arricchisce di tutto ciò che ha fatto ieri, l'altro ieri. E nulla è inutile, come diceva Andrea, 2 giorni prima di morire. Per questo l'esito del seguire Gesù come ideale della vita come vocazione, l'esito è, il Vangelo dice, è il centuplo. Le cose diventano più potenti. Il mio rapporto con Dima è come se fossimo nati insieme. Non lo conoscevo. Fino a pochi anni fa non lo conoscevo. Non nessun tipo di interesse, nel senso di controvalore, come si dice, di tornaconto. Nessuno. Cioè, ce l'ho il tornaconto con Dio, è come. Ma non lo faccio per quello, non, giuro, non lo faccio per quello. Con Marco Castellotti mi trovo benissimo, nonostante quello che pensi. Ma mi trovo benissimo. Ma non lo faccio per quello, l'amico suo. Per cui, da questa ricchezza più potente, in tutti i rapporti, nel modo di guardare il fiore, nel modo di guardare le stelle, nel modo di guardare le piante, le foglie, nel modo di guardare, nel modo di sopportare me stesso che impudentemente pretendo da voi che state qui ancora 5 minuti. In tutti i modi, nel modo in cui penso alle mie colpe di ieri, dell'altro ieri. Signore, perdonami a me, peccatore, ma non mi delude, non mi deprime, mi rende più vero. Se non dicessi questo sarei meno vero, perché lo sono, peccatore. Da questa ricchezza deriva una capacità di fecondità che nessuno ha, di fecondità, cioè di comunicazione della propria natura, della propria ricchezza, comunicare la propria ricchezza, di comunicazione della propria natura, di comunicazione della propria intelligenza, della propria volontà, del proprio cuore, del proprio tempo, della propria vita. E dire, ci lascerei la pelle. Ognuno di noi, per ognuno degli altri lo direbbe, lo dice. Se non lo dice è perché non ci ha mai pensato, se ci ha pensato è perché non ha mai pensato accorgendosi della presenza di Cristo. Se parte da questo lo dice, darei anche la pelle. Gesù aiutami però. Fecondità nel lavoro, una passione per il lavoro, che non è per tornaconti o per gusti o per particolari incidenze sull'esito della mia presenza nella società. È amore al lavoro come perfezione di azione, comunque riesca. Fecondità che ha amore a dare quel che sono ad altri me stesso, ma dei figli. E amore a tutto ciò
che entrerà in rapporto con i figli, agli altri che sono figli, anche loro sono figli, tutti gli uomini, il popolo. Una fecondità sul lavoro, una fecondità di fronte ai figli, una fecondità nel popolo. Insomma, l'ideale della vita diventa il bene degli altri, il bene per gli altri, il bene per gli altri, ma gli altri muoiono. Chi sono tutti questi, d'accordo? Il bene vostro, il bene mio, il bene vostro. Questo è lo scopo per cui Dio ha fatto il mondo, il bene di tutto, il bene. Il contrario del libro di Torino. Di Bobbio, come scrive il libro sul mare, sul mistero, ed è un libro serio e comune, credo commovente da alcune pagine, però il disegno del padre è il bene del figlio. L'ideale della vita diventa il bene. Ora, mi prego di stare attento a questi veramente ultimi 5 minuti. C'è una forma di vocazione, perché questa è la cosa più acuta di tutto quello che abbiamo detto oggi, cioè la conseguenza più acuta del tema di oggi. C'è una forma di vocazione che decide per una strada inopinata e inopinabile, impensata e impensabile, nella mente di chiunque, e che si chiama, scusate se lo dico subito, verginità. È una forma di vocazione che trapassa, la parola trapassa è un po' insostituibile, come la luce trapassa il vetro. È una forma di vocazione che trapassa le urgenze più naturali, così come si presentano le esperienze di tutti. Quelli che fanno questa strada hanno le urgenze naturali che hanno tutti. Trapassa le urgenze più naturali, così come si presentano le esperienze. Allora, in loro, con questa vita, questa forma di vocazione, il lavoro, che uno va al lavoro per tanti motivi, in cui c'è quella sfumatura che si chiama gratuità, ma qui il lavoro diventa tutto gratuità, tende, l'unico motivo perché vai nel tuo studio di avvocato, perché vai nella tua casa insegnante, il 27 del mese, o la carriera, o il fatto che bisogna pur lavorare, realmente nel tempo che passa viene meno, sussiste soltanto la volontà del bene per gli altri, che si attui la volontà di Dio, cioè il lavoro diventa obbedienza. Obbedienza, cos'è l'obbedienza? L'obbedienza è fare una... cos'è l'azione? L'azione è il fenomeno per cui l'io si afferma se stesso, realizza se stesso. Per realizzare me stesso, l'azione che faccio non la faccio per questa realizzazione, ma per realizzare un altro, questa è l'obbedienza. La legge dell'azione è un altro, è affermare un altro. È amore al Verbo, è amore a Cristo. Il lavoro è amore a Cristo.
Se il lavoro diventa obbedienza, l'amore alla donna o all'uomo si esalta. Esalta vuol dire un uomo che si esalti, nel senso fisico del termine, che si erge in tutta la dirittura della sua persona, tutta l'altezza della sua persona. L'amore alla donna si esalta come segno della perfezione, dell'attrattiva per cui l'uomo è fatto. È quello che intuì Leopardi, fu un punto della sua vita in cui intuì questo, che la faccia della donna era un segno. Aveva amato tante donne, ma in quel momento ha intuito che non era quella faccia, quell'altra, ma è un'altra faccia, con l'F maiuscolo, della donna con il D maiuscolo, a cui fece quell'inno bellissimo, da cui poi decadde. L'amore alla donna si esalta come segno di perfezione e di attrattiva del bello e del buono, del vero e del giusto, che è Cristo, per la perfezione, la sorgente dell'attrattiva, la sorgente del bello, del bene, del buono, del giusto, è il Verbo di Dio. Quello che traluce, come diceva il padre, in una sua donna, in un panorama della natura, o in nella bellezza di un sogno, una bellezza di un viso, insomma, è il divino che sta sorgente di ogni cosa, è nel volto dell'altro, dell'altro per eccellenza, per l'uomo che è la donna, o dell'uomo per la donna, traluce in modo ineffabile, che non si riesce a dire. Chi è riuscito meglio a dirlo? Secondo me è stato Leopardi, che non l'ha detto, ma era lì per dirlo. Scusate. Perché non vi sembra state queste cose? Vi leggo una lettera che alla propria fidanzata mandò il fidanzato. Erano stati insieme per 3 anni. Dopo 3 anni lei intuì che la sua vocazione era quella alla verginità. Lei disse che che avrebbe frequentato un periodo alla verifica. Il moroso le scrisse così: carissima, voglio imprigionare solo poche parole, poiché tutto è già racchiuso nei nostri cuori per sempre, per sempre. Non è eliminato nulla. Sono commosso, cioè mosso a stupore per ciò che si sta compiendo nella tua vita, o meglio, di chi la sta compiendo. È una gioia che mi condurrà nel tempo il destino di bene che ti ha preso con sé. Anche il dolore che mi assale qualche volta più forte delle altre, per averti perso in certi momenti, per averti fatto in certi momenti del nostro incontro, ma per quello che ti ho fatto in certi momenti del nostro incontro.
è respirato da una misericordia che lo rende più vero. Rimane un mistero che però già si rivela. Tutta la pienezza del rapporto tra noi e quel pezzo di storia camminato insieme è più spiegato così. Mi piace credere che ogni istante che hai speso con me, persino di fronte alla mia incapacità, non vada perduto per sempre e sia servito, cioè usato da Cristo per accompagnarti a Lui. Ti chiedo perdono, ovvero di donare a me la tua mendicanza, nella certezza che hai dato amore più grande alla mia persona, appartenendo così ai Memories Domini, che mi hai cioè voluto più bene così che l'avermi sposato. Mi hai cioè voluto più bene così che l'avermi sposato. Ti ringrazio di questa tua attesa e prego la Madonna perché ci siano sempre attorno a te volti di speranza come hai adesso, per proteggerti e amarti in ogni tuo passo. Ti ho regalato l'icona di Cristo segno reale della sua incarnazione, un concetto che l'ortodossia ha ben chiaro. Ti ho regalato l'icona di Cristo, segno della sua incarnazione, affinché ti conforti sempre nella sua presenza e perché ti ricordi di pregare per me, per il compito ora affidatomi di amare Elisabetta, per i suoi familiari, per i miei familiari e i nostri amici. Ma soprattutto affinché non abbandoni mai quell'abbraccio di Spirito Santo che è il movimento e la sua misteriosa sentinella. Questo ha capito. Anche se ho letto male perché è scritto in un certo modo, però avete capito che ha capito. Il lavoro diventa l'obbedienza, l'amore alla donna diventa segno supremo della perfezione dell'attrattiva che essa esercita su di noi, della felicità che ci aspetta. E il popolo, invece che soggetto ad una storia umana piena di litigi e di lotte, diventa la storia di gente, di un flusso, di un fiume di coscienze che lentamente si illuminano cedendo, almeno nella morte, come gloria di Cristo. Si chiama carità, questi cambiamenti si chiamano carità. Il lavoro diventa obbedienza significa carità. L'amore alla donna che diventa segno della perfezione finale, della bellezza finale, si chiama carità. E il popolo che diventa storia di Cristo, regno di Cristo, gloria di Cristo, è carità. Per la carità è guardare la presenza, ogni presenza, colti nell'animo. Dalla passione per Cristo, dalla tenerezza per Cristo. C'è una letizia e una gioia che sono possibili solo a questa condizione. Letizia e gioia sono due parole da strappare dal vocabolario umano. Non esiste possibilità di letizia, altrimenti.
esiste la contentezza, la soddisfazione, tutto quello che volete, ma la letizia non esiste, che la letizia esige la gratuità assoluta che è possibile solo con la presenza del divino, con l'anticipo della felicità. E la gioia è l'esplosione momentanea quando Dio vuole per sorreggere il cuore di una persona o di un popolo in momenti educativamente significativi. Però, scusate, che l'oro diventi obbedienza, che l'amore alla donna diventi segno come ha intuito il Leopardi, che il popolo non sia un groviglio di cose, ma il regno di Cristo che avanza, ma questa carità è la legge di tutti, non dei vergini. È la legge di tutti, sì signore, è la legge di tutti. La verginità è la forma visibile di vita che richiama a tutti lo stesso ideale di tutti, per tutti, che è Cristo. Ciò per cui solo vale la pena vivere e morire, lavorare, amare la donna, educare i figli, reggere e aiutare un popolo. È per tutti, ma che alcuni sono chiamati al sacrificio della verginità proprio perché siano tra tutti presenti a richiamare questo ideale che è per tutti. Avreste dovuto studiare nella scuola di comunità, se ci siete arrivati, il concetto di miracolo. Il miracolo è un avvenimento, si definisce lì, è un avvenimento che inesorabilmente rimanda a Dio. Un fenomeno che per forza ti fa pensare a Dio. Il miracolo dei miracoli, più che tutti i miracoli di Lourdes, più che tutti i miracoli di qualsiasi settore del mondo, il miracolo dei miracoli, vuol dire il fenomeno che inesorabilmente ti obbliga a pensare a Gesù, è una bella ragazza di 20 anni che abbraccia la verginità. La Chiesa è il luogo di questa strada e di tutti gli influssi operativi, fecondi, fiorenti, nella gente che cammina insieme, nella compagnia che Dio crea, in cui tutte le strade sono insieme. La Chiesa è il luogo in cui tutta questa gente si arricchisce, si dona e si arricchisce del dono altrui. La Chiesa è proprio un luogo commovente di umanità, è il luogo dell'umanità, dove l'umanità cresce, si incrementa, espungendo continuamente ciò che di spurio rientra, noi siamo uomini, ma essere umana, perciò gli uomini sono umani quando espungono lo spurio e amano il puro. È una cosa veramente commovente la Chiesa. La lotta col nichilismo, contro il nichilismo, è questa commozione vissuta.